Quel porco di Morin. Senti mio caro, disse alla barba. Hai detto un'altra volta le quattro parole: quel porco di Morin. Perché, santo cielo, non ho mai sentito parlare di Morin senza che lo si qualificasse porco. La barba che oggi è deputato, mi guardò. Come fai ad essere di La Rochelle e non conoscere la storia di Morin? Confessai che non la conoscevo la storia di Morain Allora la Barba si fregò le mani e cominciò a raccontare. E tu l'hai conosciuto, Morin, vero? E ti ricordi della sua bella bottega di mercerie sul porto alla Rochelle? Sì, perfettamente. Ebbene, sappi che Morin, nel 1862 o 1863, decise di andare per quindici giorni a Parigi a spassarsela con il pretesto di rinnovare le sue mercanzie. Capisci cosa vogliono dire per un commerciante di provincia? Quindici giorni a Parigi? Roba da mettere il fuoco, nelle vene. Uno spettacolo per stasera, le donne che ti stuzzicano, un continuo eccitamento della fantasia. C'è da impazzire. Non si vede altro che ballerina in maglia, attrici scollate, gambe tornite, spalle morbide. Tutto a portata di mano, senza che si osi o si possa toccare. Ma a malapena si può assaggiare una o due volte qualche cosa di più comune, e riparti con il cuore in agitazione, l'animo eccitato, con una specie di prurito di baci che ti formicola sulle labbra. Moren era in questo stato, quando prese il biglietto per il rapido dalla Rochelle delle otto e quaranta di sera, e passeggiava pieno di rimpianti e assai turbato nell'atrio della stazione d'Orléans. Si fermò di botto davanti a una giovane donna che stava abbracciando una vecchia signora. Aveva la veletta rialzata e Moren, rapito, le mormorò: Per Dio, che figliola! Fatti gli addii alla vecchia, ella entrò nella sala d'aspetto e Moren la seguì. Poi si diresse verso la banchina e Moren continuò a seguirla. Poi salì in uno scompartimento vuoto e Moren la seguì ancora. C'erano pochi viaggiatori nel rapido. La locomotiva fischiò, il treno partì. Erano soli. Moren la divorava con gli occhi. Ella dimostrava da diciannove a vent'anni, alta, bionda, di portamento sicuro, si avvolse una coperta da viaggio intorno alle gambe e si allungò sul sedile per dormire. Moren si chiedeva chi sarà? E mille supposizioni, mille congetture gli passavano per il capo. Diceva a se stesso si raccontano tante avventure di viaggio. Forse questa è una che mi viene offerta a me. Chissà. La buona fortuna capita in attesa. Basterebbe forse che io fossi audace. Non è stato Danton a dire audacia, audacia, è sempre audacia. Se non è stato Danton, deve essere Mirabeau. Non importa. Sì, ma l'audacia mi manca. Ecco il punto. Oh, se si sapesse, se si potesse leggere nei cuori. Sono certo che ogni giorno passiamo accanto a occasioni magnifiche senza accorgersene. Basterebbe un solo gesto per farmi capire che ci sta. A questo punto si mise a scogitare combinazioni che lo potessero portare al trionfo. Immaginava modi cavallereschi di far conoscenza, piccole cortesie che egli le avrebbe usato. Una conversazione viva, galante, che sarebbe finita in una dichiarazione, e sarebbe finita in: In ciò che pensi. Intanto la notte passava e la bella fanciulla continuava a dormire mentre Moren meditava sulla sua capitolazione. Si fece giorno e il sole mandò il suo primo raggio, un lungo raggio chiaro che dall'orizzonte giungeva al dolce viso della dormiente. Ella si svegliò, si sedette, guardò la campagna, guardò Moren e sorrise. Sorrise come una donna felice, in modo lusinghiero e allegro. Moren trasalì. Senza dubbio quel sorriso era per lui. Era un invito discreto. Era il segnale sognato che aspettava. Quel sorriso voleva dire «Siete uno stupido, uno scimunito, un babbeo per essere rimasto imparato sul vostro sedile da ieri sera. Su via, guardatemi, non sono deliziosa e voi siete capaci di restare tutta la notte a tu per tu con una bella donna senza neanche tentare. Stupidone!» Lo guardava, sempre sorridendo, anzi, cominciava a ridere. Ed egli non capiva più nulla. Cercava una parola concia, un complimento, insomma, qualcosa. Una cosa qualunque. Ma non trovava nulla. Allora, preso dall'audacia degli inetti, pensò: Rischiò il tutto per tutto, peggio per me. E di colpo, senza neanche gridare: Attenzione, si alzò a braccia aperte, con le labbra ghiottamente protese, e afferrando la ragazza. La baciò. Ella si rizzò di scatto, gridando: Aiuto! E cacciando urla di spavento, aprì lo sportello. Folle di paura, agitava le braccia di fuori, cercando di slanciarsi, mentre Moren, smarrito, convinto che fosse per buttarsi sulla scarpata, la tratteneva per la gonna, balbettando: Signora! Oh, signora! Il treno rallentò, l'andatura e si fermò. Due ferrovieri accorsero ai disperati segnali della giovane donna la quale cadde nelle loro braccia singhiozzando. Quest'uomo ha tentato di. di. e svenne. Erano giunti alla stazione di Mosè. Il gendarme di servizio arrestò Moren. Quando ebbe ripreso i sensi, la vittima della sua brutalità fece la deposizione. Venne redatto un verbale. Il povero commerciante poté tornare a casa soltanto la sera, colpito da un procedimento giudiziario per oltraggio al pudore in luogo pubblico. A quel tempo ero redattore capo del Fanale delle Charentè e mi incontravo tutte le sere con Morin al caffè del commercio. Il giorno dopo l'avventura egli venne a cercarmi perché non sapeva cosa gli convenisse fare. Non gli nascosi quello che pensavo. «Non sei altro che un porco! Non ci si comporta in quel modo!» Piangeva. Sua moglie l'aveva picchiato. Già vedeva rovinata la sua azienda e il suo nome nel fango disonorato. I suoi amici indignati gli avrebbero tolto il saluto. Finì per farmi pietà e chiamai il mio collaboratore Rivet, un ometto caustico, ma di buon consiglio, per sapere che cosa ne pensasse. Mi suggerì di recarmi dal procuratore imperiale, che era un mio amico. Feci tornare a casa Morel e andai dal magistrato. Appresi che la donna oltraggiata era la signorina Henriette Bonnell, la quale aveva preso il diploma di maestra in quei giorni a Parigi, e poiché non aveva più né madre né padre, veniva a trascorrere le vacanze dallo zio e dalla zia, bravi borghesi di Mosè. La situazione di Moren era grave, in quanto che lo zio aveva sporto denuncia. Il pubblico ministero rinunciava a procedere se la denuncia fosse stata ritirata. Era questo che bisognava ottenere. Mi recai di nuovo da Morin. Lo trovai a letto, malato di paura e di dolore. Sua moglie, un donnone ossuto e barbuto, non finiva di maltrattarlo. Mi fece passare in camera gridandomi sulla faccia. Venite a vedere quel porco di Moren. Eccolo lì, guardatelo, il bel fringuello. E si piantò davanti al letto coi pugni sui fianchi. Io esposi la situazione e Moren mi supplicò di recarmi dalla famiglia della ragazza. Era una missione delicata, ma accettai. Quel poveraccio non smetteva di dirmi. Ti garantisco che non l'ho neanche baciata, no, neanche baciata, te lo giuro. Fa lo stesso, sei proprio un porco, risposi, e presi mille franchi che mi avevo messo in mano perché li adoperassi nel modo più opportuno. Mi carbava poco avventurarmi da solo nella casa dei parenti della ragazza, e perciò pregai Rive di accompagnarmi. Accettò, a patto che ci andassimo subito, perché il pomeriggio del giorno dopo aveva cose urgenti da sbrigare alla Rochelle. Due ore dopo suonavamo il campanello in una graziosa villetta. Venne ad aprirci una bella ragazza. Era certamente lei. Sottovoce di si arrive, Per perdio. Comincio a capire, Morin. Il signor Tonelé, lo zio, era per l'appunto un abbonato del Fanale, nostro fervente correligionario in politica, e ci accolse a braccia aperte, facendosi mille congratulazioni e rallegramenti. Ci strinse la mano entusiasta di accogliere in casa sua due redattori del suo giornale. Rivè mi sussurrò all'orecchio. «Credo che riusciremo ad aggiustare la faccenda di quel porco di Morin». La nipote si era allontanata e io intavolai il delicato argomento. Feci intravedere lo spauracchio dello scandalo. Feci notare l'inevitabile discredito che la giovane avrebbe subito per una faccenda come quella in quanto che nessuno avrebbe creduto che si fosse trattato soltanto di un bacio. Il brav'uomo pareva incerto. E non poteva decidere nulla senza la moglie, che sarebbe tornata a casa soltanto a sera inoltrata. Improvvisamente esclamò con aria di trionfo Ecco, ho un'ottima idea. Siete qui e non vi mollo. Rimarrete a mangiare con noi e dormirete qui tutti e due. Quando sarà venuta mia moglie, vedrete che ci metteremo d'accordo. Rivè si mostrava affatto alquanto restio, ma il desiderio di levare dai fastidi quel porco di Morin ebbe il sopravvento. E accettammo l'invito. Lo zio, alzatosi raggiante, chiamò la nipote e ci propose una passeggiata nella sua proprietà, proclamando: A stasera le faccende serie. rivei e lui si misero a parlare di politica e in quanto a me mi ritrovai subito indietro di pochi passi a fianco della ragazza che era proprio affascinante. Affascinante! Con infinita cautela, presi a parlarle dell'accaduto cercando di farmene un'alleata. Ella non si mostrava affatto imbarazzata. Mi ascoltava con l'aria di chi si diverte un mondo. Le dicevo: Pensate, signorina, a tutti i fastidi che avreste. Vi toccherà comparire in tribunale, affrontare sguardi maliziosi, parlare dinanzi a tutti, raccontare a tutti la penosa scena del treno. Ma via, diciamolo tra noi: Non avreste fatto meglio a non dir nulla, a mettere a posto quello scostumato, senza chiamar gente, magari cambiando carrozza? Ella si mise a ridere. Avete ragione. Ma che volete mai? Ho avuto paura. E quando si ha paura non si ragiona. Quando ho capito la mia situazione mi sono rammaricata di aver gridato. Ma era troppo tardi. Dovete anche considerare che quell'imbecille si è buttato su di me come una furia, senza neanche dire una parola, con una faccia da pazzo. Non avevo neanche intuito cosa volesse. Mi guardava fisso, senza turbamento o timidezza. Dicevo fra me, è in gamba sta ragazza, capisco che quel porco di Morenzi sia sbagliato. Ripresi in tono scherzoso, vedete signorina, dovete ammettere che egli ha delle scuse perché, tutto considerato, non ci si può trovare dinanzi a una bella creatura come voi, senza provare il desiderio, assolutamente legittimo, di abbracciarla. Rise più forte, mettendo in mostra tutti i denti. Tra il desiderio e l'azione, Signora, c'è posto per il rispetto. La frase era curiosa, anche se poco chiara. Le chiesi bruscamente: ebbene, vediamo. Se adesso vi baciassi io, cosa fareste? Si fermò per squadrarmi da capo a piedi. Oh, voi, non sarebbe la stessa cosa, rispose tranquillamente. Lo sapevo bene per Dio che non sarebbe stata la stessa cosa. Al momento che in tutta la provincia io ero chiamato. Il bella barbe. Avevo allora trent'anni. Tuttavia le chiesi: E perché? Ecco, perché non siete stupido quanto lui, mi rispose alzando le spalle. Poi guardandomi di sottecchi aggiunse: né altrettanto brutto. Prima che ella avesse potuto fare un qualsiasi movimento per sottrarsi, le avevo schioccato un bel bacio sulla guancia. Troppo tardi ella fece un balzo da un lato. Ah bene! Anche voi non fate complimenti, ma vi consiglierei di non ricominciare il giochetto. Assunsi un'aria umile e le dissi a mezza voce Oh, signorina, in quanto a me avrai un solo desiderio nel cuore comparire dinanzi al tribunale sotto la stessa accusa di Moren. Fu la sua volta di dirmi E perché? Con serietà la fissai negli occhi. Perché siete una delle più belle creature che esistono. Perché avervi voluto usare violenza sarebbe per me un titolo, un vanto, una gloria. Perché quando vi avesse vista la gente direbbe «Capisco, alla barba mi metteva conto di rischiare e in fin dei conti è stato fortunato». Ella tornò a ridere di cuore. «Siete proprio buffo!» Non aveva finito di pronunciare la parola buffo che già io la stringevo tra le braccia tempestandola di baci ingordi ovunque vi fosse un posticino. Sui capelli, sulla fronte, sugli occhi, sulla bocca, sulle guance, su tutto il capo, nel quale una parte rimaneva sempre vulnerabile mentre ella cercava di difenderne un'altra. Infine si svincolò, rossa e offesa. Siete volgare, signore, e mi fate pentire di avervi dato retta. Un po confuso le afferrai una mano, balbettando Scusatemi, scusatemi, signorina. Mi ho offesa, sono stato brutale. Ma perdonatemi se sapeste. Cercavo in vano una giustificazione. Non voglio saper nulla, signore, rispose dopo un breve silenzio. Ma mi era venuta un'idea ed esclamai, Signorina, è giusto un anno che vi amo. Realmente sorpresa, rialzò gli occhi. Sì, signorina, ascoltatemi, continuai. Non conosco Moren e me ne infischio di lui. Non mi importa che vada o no in prigione e davanti ai tribunali. Voi vi ho vista qui l'anno scorso. Eravate davanti al cancello. Rimasi scosso vedendovi e la vostra immagine non mi ha più abbandonato. Che lo crediate a no ha poca importanza. Mi siete parsa adorabile. Ero tutto preso dal vostro ricordo. Volevo rivedervi. Ho colto il pretesto di quello stupido di Morin. Ed eccomi qui. Le circostanze mi hanno fatto oltrepassare i limiti ma... Perdonatemi, ve ne scongiuro. Perdonatemi. Cercando la verità nel mio sguardo, pronta a sorridere di nuovo, mormorò Bugiardo. Alzai la mano e con tono sincero credo anzi che fossi sincero. Vi giuro che non mento. Ella disse soltanto lasciamo andare. Eravamo soli, proprio soli. Rivè e lo zio erano scomparsi nelle svolte dei vialetti, e io le fece una vera dichiarazione, lunga, dolce, mentre la stringevo e le baciavo le dita. Ascoltava le mie parole come cose nuove e gradevoli, incerta se dovesse credervi. Finivo per sentirmi turbato e credere a quel che le dicevo. Ero pallido, oppresso, tremante. Pian piano le passai un braccio intorno alla vita. Ne parlai sottovoce tra le piccole ciocche ricciolute che le scendevano intorno alle orecchie. Era rimasta incantata, tanto che pareva morta. Poi le nostre mani si incontrarono. Ed ella strinse le mie. Asserrai lentamente alla vita in una stretta tremante ma sempre più forte. Ella non si sottraeva e sfiorai la guancia con la bocca e improvvisamente le mie labbra incontrarono le sue senza che le avessi cercate. Fu un bacio lungo, lungo, e sarebbe durato anche di più se non avessi inteso fare mm -hmm", qualche passo dietro di me. Ella fuggì attraverso un cespuglio. Mi voltai e vidi Rivè che stava raggiungendomi. Si piantò in mezzo al viale, dicendomi serio. «Ebbene, in questo modo sistemi la faccenda di quel porco di Moren?» risposi Fatuo. «Si fa quel che si può, mio caro. E lo zio? Cos'hai combinato?» «Della nipote ne rispondo io. Con lo zio sono stato meno fortunato, dichiarò Rivè. L'ho presi sotto braccio per rientrare in casa. La cena mi diede il colpo di grazia. Ero accanto a lei e continuamente le nostre mani si incontravano sotto la tavola. Il mio piede premeva il suo, i nostri sguardi si congiungevano, si univano. Dopo il pranzo si fece un giretto al chiaro di luna e io le versai nell'anima tutta la tenerezza che mi saliva dal cuore. La tenevo stretta contro di me, baciandola continuamente, inumidendo le mie labbra con le sue. Lo zio e Rive ci precedevano discutendo. Le loro ombre li seguivano gravemente sulla ghiaia dei viali. Tornammo a casa. Poco dopo il fattorino del telegrafo portò un telegramma della zia che annunciava il suo ritorno soltanto per la mattinata seguente, alle sette, col primo treno. «Harriet, vai a far vedere le loro camere a questi signori, disse lo zio. Stringemmo la mano al bravuomo e salimmo di sopra. Ella ci condusse prima alla camera destinata a Rivet, il quale mi sussurrò all'orecchio. Non c'è stato pericolo che ci abbia fatto vedere la tua per prima. Poi accompagnò me. Rimasti soli, la presi di nuovo fra le braccia, cercando di farle perdere la testa, in modo da mandare all'aria ogni resistenza. Ma quando sentì che stava per cedere, mi sfuggì. Mi misi a letto assai contrariato, agitatissimo, scornatissimo, sicuro che non avrei dormito. E mentre stavo cercando quale balordaggine avessi potuto commettere, Sentii bussare alla porta. Chi è? domandai. Io, rispose una voce flebile. Mi rivestì in gran fretta, aprì ed ella entrò. Ho dimenticato, disse, di chiedervi cosa desiderate per colazione. Cioccolata, tè o caffè? L'avevo stretta impetuosamente, la divoravo di baci e balbettavo prendo, prendo, prendo. Ma ella mi sgusciò dalle braccia, spense il lume e sparì. Rimasi solo, al buio, furente. Cercavo i fiammiferi e non li trovavo. Finalmente riuscii a scovarli, e mezzo pazzo uscì nel corridoio con il candeliere in mano. Cosa avrei fatto? Ormai non ragionavo più. Volevo ritrovarla. La volevo. Feci qualche passo. E se entro in camera dello zio, pensai ad un tratto. Rimasi immobile, con la testa vuota e il cuore che mi scoppiava. Dopo qualche istante mi venne in mente una risposta. Per Dio! Dirò che cercavo la camera di Rivet per parlare con lui di una cosa urgente. Mi mise a ispezionare le porte, sforzandomi di scoprire la sua, di lei. Non c'era nulla che potesse servirmi di indicazione. Dirai a caso una maniglia, apersi. Entrai. Henriette, seduta sul letto, impaurita, mi guardava. Allora feci scorrere pian piano il paletto. E avvicinandomi a lei in punta di piedi le dissi Ho dimenticato, signorina, di chiedervi qualcosa da leggere. Ella si dibatteva, ma non tardai ad aprire il libro che cercavo. Il titolo non lo dico. È veramente il più meraviglioso dei romanzi, il poema più divino. Voltata la prima pagina, me lo lascia leggere a mio piacere. E sfogliai tanti capitoli che le nostre candele si consumarono, tutte. Quindi, dopo averla ringraziata, stavo tornando con passo vellutato in camera mia quando venni fermato da una mano brutale e una voce, quella di Rivet mi bisbigliò sul naso: Non hai ancora finito di sistemare la faccenda di quel porco di Morin? Alle sette del mattino, ella mi portò di persona una tazza di cioccolata. Non ne ho mai bevuta una di simile. Una cioccolata da far svenire, soffice, vellutata, profumata, inebriante. Non mi riusciva di staccare la bocca dall'orlo delizioso di quella tazza. Appena la ragazza fu uscita, entrò Rivè, che sembrava innervosito, seccato, come uno che non abbia potuto dormire, e mi disse accigliato. Se non la pianti, sai, finirai per rovinare la faccenda di quel porco di Moren. Alle otto arrivò la zia. La discussione fu breve. Quelle brave persone ritirarono la denuncia e io avrei lasciato 500 franchi ai poveri del comune volevano che rimanessimo per tutta la giornata si sarebbe anche organizzata una gita per visitare certe rovine henriette dietro le spalle dei congiunti mi faceva dei cenni col capo sì rimanete per me avrei accettato ma rivet si ostinò a rifiutare lo presi in disparte lo pregai lo scongiurai gli dicevo senti rivettino fallo per me Pareva esasperato e continuava a dirmi sulla faccia: Ne ho abbastanza, non capisci, delle faccende di quel porco di Morin? Fui costretto a partire anch'io. Fu uno dei momenti più penosi della mia vita. Avrei voluto continuare a sistemare quella faccenda per tutto il resto dei miei giorni. In treno, dopo le energiche e silenziose strette di mani degli addi, dissi a Rivè Non sei che un bestione. Caro mio, mi rispose. Cominciavi a seccarmi un po' troppo. Giunti agli uffici del fanale, vidi che c'era molta gente che ci aspettava. Appena ci videro, gridarono: Ebbene, l'avete sistemata la faccenda di quel porco di Morin? Tutta la Rochelle ne era stata turbata. Rivè, che durante il viaggio si era rasserenato, trattenne a stento le risa e dichiarò: Sì, tutto è sistemato, grazie alla barba. E andammo da Morin. Era disteso in una poltrona con i senapismi sulle gambe e le complesse d'acqua di accia sul cranio, spasimando di ansia. Tossiva continuamente con una tossettina di agonizzante, senza che si sapesse dove l'avesse presa. La moglie lo sogguardava con gli occhi di una tigre, pronta a divorarlo. Appena ci vide, ebbe un tremito che gli scuoteva polsi e ginocchi. «Tutto sistemato, sporcaccione, ma non ricominciare», gli dissi. Si alzò senza fiato. Mi prese le mani, me le baciò come se fossi un principe, pianse. Per poco non svenne. Abbracciò Rivet, abbracciò perfino la moglie che con uno spintone lo fece ricadere nella poltrona. Ma da quel colpo non si rimise mai. La paura era stata troppo forte. In tutta la contrada, ormai lo chiamavano soltanto quel porco di Moren, e questo epiteto lo trafiggeva come una stilettata ogni volta che lo sentiva quando un ragazzaccio gridava per la strada «porco!» egli istintivamente voltava il capo. Gli amici lo crivellavano di scherzi e ogni volta che mangiava prosciutto gli chiedevano «è roba tua?». Morì due anni dopo. Quanto a me, allora stavo per presentarmi alle elezioni del 1873. Andai a fare una visita interessata al nuovo notaio di Tusserer, -er, il dottor Belloncle. Venne ricevuto da una bella donna alta e formosa. «Non mi riconoscete?» mi disse. Balbettai. «Ma... no, signora... Harriet Bonnell! Ah!» E sentì che impallidivo. Ella non dimostrava nessun imbarazzo e mi guardava sorridendo. Appena mi ebbe lasciato solo col marito, questi mi prese le mani e me le strinse da spezzarmele. «Da tanto tempo, caro signore, volevo venire a trovarvi. Mia moglie mi ha parlato molto di voi. Sì... So in quali dolorose circostanze l'avete conosciuta. So anche che siete stato corretto, pieno di delicatezza, di tatto, di devozione in quella faccenda. Esitò poi a bassa voce, come se dicesse una frase grossolana, nella faccenda di quel porco di Morin.